Signore e signori, dagli studi di Via Mestre in Milano, Maurizio Crozza! Andrea Salone! Silvano Belfiore Band! Popolo delle meraviglie! Allora, questa sera, prima di iniziare, io devo salutare una persona che è qui, in platea, e io, se sono qui, e se ho imparato a fare questo mestiere in un certo modo, lo devo assolutamente a lei, Serena Dandini. Serena, io ti amo. Ho iniziato con lei, io ero il suo tormento. Ti ricordi, Serena, andavo tutte le domeniche a casa sua con un pollo marcio a ripassare la puntata, pollo e pomodori. E lei non aveva il coraggio di dire, cazzo, sembra pollo e pomodori. Però poi ripassava, è vero? Quante cose che ho imparato. La TV delle ragazze erano lei, Linda Brunetta e Valentina Murri. TV delle ragazze, una TV straordinaria dove si lavorava tanto, si provava, si scriveva e io ho imparato a pensare da lei, ho imparato a mettere in scena in questo modo da lei. Grazie Serena, grazie. Bene. Allora, va bene. C'è anche Paola Marella, volevo salutare anche Paola Marella. So che c'è anche un generale, c'è un comandante della NATO, il generale Marchiò. E qui non so dove sia, so che c'è. No, perché c'è il patrimonio immobiliare, c'è la satira, c'è un generale dell'esercito. Siamo un obiettivo sensibile, un cicinì. No, perché ragazzi, i turchi, è un momento complicato, obiettivamente un momento complicato, lo è. I turchi che attaccano i jet russi, Putin che minaccia catastrofi, i francesi bombardano, i tedeschi mandano i tornado in Siria. In una settimana così, io vi giuro che ho fatto fatica a trovare una notizia buona. Sai, una di quelle che ti tirano su, che ti danno un po' di speranza, cazzo, per il futuro. Cerca. Alla fine l'ho trovata, me la fate vedere, Rutelli non mi candido a sindaco di Roma, l'abbiamo trovata, e questa almeno l'abbiamo scampata amici, passi per l'Isis che voleva prendersi Roma, ma Rutelli no cazzo, Rutelli no, almeno fate una alla volta, obiettivamente, guardate che Roma, Serena, sta vivendo un periodo assurdo, obiettivamente, nessun sindaco. In compenso due papi e due prefetti in Campidoglio, Tronca e Gabrielli. A questo punto potrebbero anche fare come ai tempi dell'Impero Romano, no? Dividere Roma in due, il comune di Roma d'Oriente e comune di Roma d'Occidente, fanno un papa e un prefetto da una parte e un papa e un prefetto dall'altra. C'è da dire però che da quando se n'è andato Marino le cose hanno iniziato a girar bene a Roma, Si respirano, guarda che bella che è sta città, si respira un'altra aria, dai. Non ci sono più stati scandali, Mafia Capitale è sotto processo, la metro C ha ripreso a funzionare perfettamente, si è fermata la B, però, porca puttana, Roma metro B si ferma per questo caos e rabbia tra i passeggeri. Roma è così, è l'unica città al mondo che ha la metro a targhe alterne, guarda che... Tra guasti, allagamenti, allarmi bomba e di servizi non sai mai quando funziona. È una cosa che fa impazzire tutti, ma non solo i romani, anche i terroristi. Parlano come razzi. Ma ieri ha cammassato la sciopera. E l'altro ieri quast, prima c'è crollato il soffitto, che cazzo, 20 giorni che c'ho sto cazzo del cipote esplosivo che mi stringe, che sa anche andare, che cazzo. Sto scherzando, dai. No, tocchiamo ferro perché tra 10 giorni inizia il giubileo e Roma praticamente è già tutto pronto. Magari c'è ancora qualcosina da mettere a punto, ma...
tipo dove mettere 30 milioni di pellegrini, ma sono puttanate. Il grosso è stato fatto, guarda, scusami, fatemi vedere, stop Arisciò e Centurioni, cioè vedi, hanno mandato via, ragazzi, i Centurioni dal Colosseo, hanno detto che è un provvedimento per la sicurezza. E certo, in tutta l'Europa dalla caccia quelli col Kalashnikov, noi quelli con la spada di legno. Però, intanto li abbiamo fermati, casomai avessero avuto in mente di fare un colpo di Stato con le bighe. Allora, ora con la sicurezza almeno siamo a posto a Roma. Ed è tutto merito del commissario Tronca. Me lo fate vedere il commissario Tronca? Commissario Tronca, ex prefetto di Milano, che ha sostituito Marino. Il commissario Tronca, sembra una di quelle... Va ora in onda, è il commissario Tronca. Su Rai 1 va al commissario Tronca. Sai di quelle che poi si fidanza con la Sandrelli? Che però lo sai già che non è credibile, vedi? Guarda che entusiasmo che ti comunica il commissario Tronca in questa foto. Qui è quando ha vinto il Super Enalotto, tra l'altro. Tu mi dirai, vabbè, ma è scorretto, Mauri, non puoi far vedere la foto sfigata. Ora vi faccio vedere con quanta esuberanza il commissario Tronca aveva preso la notizia della sua nomina a Roma. Guarda che energia che c'ha quest'uomo, fammelo vedere, vai. Domattina io vado a Roma... Aspetta, dove vai? Sì? Mi viene notificato il provvedimento di nomina a commissario. Vabbè. La provvisoria gestione del comune. Del comune, sì. E quando arrivano arrivano delle delle cosa? Delle richieste così importanti. Un prefetto. Deve semplicemente andare avanti e fare il proprio dovere. E non suicidarsi nei prossimi 2 minuti, se è possibile. Cazzo, Maria! Se ne avessero asportato la milza, sarebbe stato più felice. Domani vado a Roma. Madonna, no. Prendo il treno Milano-Roma. Che cazzo. Tronca, stai tranquillo, va tutto bene. Dunque, Tronca, questa pena dura poco, al massimo fino all'estate, perché a giugno ci saranno le elezioni, qualcosa succederà, probabilmente qualcosa di bello, molto bello. Sondaggi Roma, ora Marchini è in testa per Euromedia, dunque, cioè veramente da altri sondaggi a Roma sarebbe in testa il Movimento 5 Stelle, però magari Euromedia ha sondato solo parrucchieri, personal trainer e abbonati di Men's Health. Nel prossimo numero, come diventare sindaco in solo 2 settimane senza rinunciare ai carboidrati. Però, ragazzi, guardate che lui piace, è un grande seduttore. Marchini non parla alla politica, parla direttamente al cuore. Lui come candidato è perfetto. No, non per Roma, ci mancherebbe, no. Lì ci vuole gente brava. No, è perfetto come X Factor, secondo me lui. Sembra Joe Sada. È vero un po'? Ora io cercherò. Lo so, abbiate pietà di trasformarmi in Alfio Marchini, vi prego di usare molto la fantasia, avete visto che cesso, però questa è la tipica imitazione, ve lo giuro, che viene meglio alla radio se uno sapesse farlo, perché nemmeno alla radio, perché non becco neanche la voce, punto tutto sulla parrucca. No, ve lo dico adesso, guardatevi un po' di Alfio Marchini mentre io divento bellissimo. Vai. Secondo io ero piccolo, avevo un nonno che era fissato con i capelli corti, quindi ero costretto a portare i capelli sempre corti. Il mio primo atto di ribellione vera fu quando dico adesso basta, mi lascio lunghi. Cioè, io faccio le cose se ci credo, le lotto, le combatto fino in fondo. Qualora mi rendo conto che non posso farlo, faccio un passo indietro in silenzio. Sì. Io mi aspettavo, anche dalla narrazione che lui ha fatto evocare, si lascia Roma deperire, la Roma del futuro nella politica, mi chiudo al volo. Io penso che Roma sia la metafora del nostro paese. E Roma è la tipica donna di cui ti innamori una volta e basta. Roma è la donna, è la città più straordinaria, più affascinante. Io ho girato Roma e tu vai nei posti dove non ti immagini minimamente e trovi sempre delle sorprese meravigliose. Roma è una di quegli amori che quando li incontri non lo perdi più. Buonasera,
Buonasera Alfio Martini. Buonasera. Al volo, guardi. Sì? Al volo, due cose su Roma che poi sono le classiche. Sì. Roma è una donna paziente, classicamente sì. In silenzio. Sì. Sa Marti, vede. Sì. Mio nonno, quando ero piccolo, su Roma diceva... Sì, deve essere il suo, è il suo telefono, credo. Se... No, ma... Mi scusi? Continuo. Sì, no, prego. Sì, dimmi, al volo, dimmi. Sei bellissima, lo sai chi ti amo. Ah, chi è? È Roma. Roma? Ah, proprio vi sentite... Vabbè. Ogni tanto mi chiama. Sì, sì, no. Sembro Berlusconi, non so farlo. Vabbè, adesso. Diamolo perché ha la S, sì, ma non, vabbè. Ma. Dai. Aiutami, Serena, fallo tu, per favore. Aspetta. No, portando la risata è... Chi è al telefono? Ma adesso aspetta, perché finito qua, questa cosa non sapete dove va a finire, voi non avete idea di dove cazzo andiamo a parare. Vabbè. Allora, sì. Roma. Sì. Ah, mi sentite, sì. Mi chiama, sì. Ci sentiamo 6 volte al giorno, sì. Se non le do tutte le attenzioni che sì. Merita, mi aizza contro i tassisti. Addirittura, avete proprio questo. Al volo, sì. Vengo meglio in video... Sì. Se tengo il cellulare sulla destra o sulla sinistra? Ma è uguale, guardi, non è uguale. Hai ragione, questo è il mio problema, ho due profili troppo uguali. Vabbè, sì. Sono tutti e due migliori. Al volo. Sì, al volo. Sì, va bene. Sto parlando, sto parlando con uno di Torino. Vabbè, ma lasci stare. Sì, no, non essere geloso, amore. Ma no. Torino fa cagare, lo sai. No. Io sono sincero, ci sentiamo dopo. Hai visto che la Fiat ha portato via il coglione? Sì, va bene. Sì, tranquilla. Senta, posso chiederle? Dica. No, dico, è vero che lei ha mille conoscenze, no? Si dice che spesso lei la chiami persino Bergoglio. Sì. Sì, al volo. Pur avendo la DC di sinistra sono un cattolico. Ah. Le do al volo una mia definizione. Sono un cattolico praticante col gel. Vabbè. Ho capito, sì. Al volo, il mio simbolo. Il simbolo? No? Ah, che bello. Mi sono ispirato al simbolo dei cornetti. Ah, perché i cornetti non sono né di destra né di sinistra. Ah, che bello, sì, è un'idea. Mi permette di dedicare un pensiero a Roma? Sì, certo. Un pensiero che mi viene da qui? Sì, da dove? Dai pettorali? No, il cuore sarebbe, vabbè, non importa. Ah sì. Aspetta. Ma Serena, l'abbiamo provato un minuto prima. Sei pazza di Alfio, lo sai. Adesso devi scegliermi. Fichissimo, sexy per voi. Anzi, lo sai, un sindaco mesce playboy. E questo era Alfio Martini! Bel applauso! Bel applauso! Allora, applausio. Giudici, mi rivolgo a voi. Alfio, Alex Factor per governare Roma. Sentiamo un po' il parere di Elio. Vai! Mi sei sembrato all'altezza. A me piace questa cosa che tu sei di Roma. Io so perfettamente cosa vuol dire... Amare una città, perché io sono di Milano, amo quella città, perché se fossi, perché, scusa, se fossi di Cremona, amerei Cremona? Sì. Io penso che tu sei giusto per questo paese. Grazie. Tu sei una figura dadaista, ma a me piace la figura dadaista. Sì. Alfio, per me è un sì. Ah, grazie. È un parere personale. Grazie. Potrò esprimere un parere personale? Grazie. Per me sì. A me è piaciuto. Sì. Bene, grazie Elio. Tocca a te. Mica? Io penso che tu abbia una follia e tanto talento per avere una carriera come sindaco. Questo devo dirlo, la tua intraprenditudine, il papà diceva intraprendenza, scusa, grazie Elio, figurati, lascia tutti di sasso, il tuo bellezza è commovente, sì. Sì. Io credo che tu possa fare di più di quello che fai, hai un bel sorriso, forse la S e la seta ti partono un po'. Beh, scusa, perché se a lui piace. Ed è bei capelli. Per me, tutto sommato, è un sì.
Grazie Mica. Sentiamo Skin. A te Skin. Non sei una star. Non sei una star. The X Factor. Per mia, io penso che tu, bene, ma qui cerchiamo Sindaca di X Factor. Io, quando ti vedo, tu hai bel sorriso, bel naso, ma Roma cerchiamo energia di X Factor, di Sindaco. You have a beautiful, how do you say, ginocchio. Tu hai bel ginocchio, ma tu, per me, sei a little bit poco aggressive. Che problema c'è? Mi spiace, per me è no. mi dispiace, non posso dire attacca. Anche Skin a votare, siamo 2-1, adesso è tutto in mano a Fedez, vai Fedez! Fedez non c'è perché Maurizio non lo sa fare. Come? Ha provato ma non lo sa fare, neanche a noi sa fare, ma proprio Fedez non è capace, lo sbaglia completamente. Quindi? Quindi votiamo in tre e per noi è un sì. E allora, con 2 voti su 3 per Alfio, è un sì! Antonio Gargiulo! Grazie. Andrea Gialone e Silvano Belfiore. Dio mio, che delirio, che delirio. Ecco, questi voli pindarici Serena non li ha insegnati. Ero proprio, queste sono puttanate che ci vengono da noi. Ma è per un candidato che va bene nei sondaggi a Roma, ce n'è un altro che va un po' meno bene a Milano. Fatemelo vedere. Scusate, eccolo qua, Sallusti. Dunque, Sallusti, elezioni Milano, sondaggi Sallusti, 20% in meno di Sala. No, povero Sallusti, com'è possibile che Sallusti sia sotto? L'ha candidato personalmente Berlusconi, centrodestra Berlusconi, Sallusti candidato strepitoso. E Candido Sallusti come punta di diamante di Forza Italia, non solo perché è strepitoso, ma anche perché l'abbiamo chiesto a tutti gli altri, nessuno... ci ha cagato, ma sai nessuno? In tutta Milano e provincia nemmeno un cane, preso dalla disperazione, l'ho chiesto persino alla Boccascini, ma niente, c'è rimasto Sallusti, però è strepitoso, che figata, quasi quasi voto Sala. Allora, effettivamente Berlusconi, coi candidati per le amministrative, comincia ad avere un po' di problemini, perché Daniela Santanchè è in discrezione candidata a Torino. Ma come? Ma... uno a Milano e l'altro a Torino, ma che famiglia è? Meno male che non hanno figli, perché si vota anche a Bologna. No, ma scusa, Marchini e Sallusti, la Santanchè, diciamo la verità, continuiamo a cercare candidati senza nessuna esperienza amministrativa, cioè i primi due non sono nemmeno dei politici, per la verità nemmeno la Santanchè sa niente di Torino, però almeno Torino ha una grande tradizione di satanismo e un nesso c'è. Ma perché in politica non riusciamo mai a trovare gente competente, gente che viene dal popolo, semplice, concreta, che bada poco all'immagine e tanto ai fatti? Toh, uno come lui, che ne so, Don Diego della Valle, un uomo che ha la testa sulle spalle, ma solo per avvolgerci il foulard. Solo una settimana fa ha presentato il suo nuovo movimento politico, Noi Italiani, e ha già fatto il botto, fatemelo vedere, Atlante Politico, sondaggio Demos, spunta anche Diego Della Valle con una popolarità al 33%. Noi Italiani, è un bel nome, tra l'altro, ma poi scusate, gli elettori di Noi Italiani come si chiamano? Noiani, noiosi, noi altri. Comunque, una popolarità al 33% per Della Valle è tantissimo, calcola che il gradimento di Alfano è al 2%. No, no, non per cento, no, proprio al 2. Lui e sua moglie. Diego Della Valle ha spaccato, dai, ma c'è un motivo, perché il suo progetto politico è chiaro. Lui vuole fare cose e robe in una fase 1 e in una fase 2. Ora, guardate che lucidità, intanto io mi Diego Della Vallizzo. Vai,
Perché noi italiani è di quello che si occupa. Se poi tra 6 o 7 mesi saremo tantissimi e condivideremo veramente certi valori, passeremo alla seconda fase. Noi lo dobbiamo fare, quando lo facciamo le cose sono fatte. Vediamo cosa succede nel primo passaggio. Se c'è qualcosa di buono lo approzzeremo, se c'è qualcosa detto a vanvera lo riconosceremo nel tempo. Nel secondo passaggio l'unica cosa che le posso dire è che potremo fare tante cose, dal restauro del Colosseo a costruire le scuole nei nostri territori. Tutte le cose che possiamo fare, che abbiamo secondo me il dovere di fare, che metteranno in condizioni di risolvere tante cose, fare le cose, farle subito. È un pacchetto di roba. Noi vogliamo che queste robe abbiano un momento di riflessione forte. Quelle sono cose importanti, ma la visione, la guida, la direzione, qual è? Ma nessuno si è chiesto che forse queste cose non servono a niente, che bisognava invece fare le altre cose. Buonasera, buonasera Della Valle. Senta, secondo un sondaggio, dopo la sua intervista alla Gruber, il suo grado di consenso è al 33%. Guardi, uno parla chiaro, ecco, ed elenca le cose e le robe come stanno. Sì, è normale che le cose vengano capite dal pubblico, ma anche le robe. Ecco, ma oggi in Italia i politici sono tutti politici, non hanno un rapporto con le cose. Ecco, e guardi che di cose da fare ce ne sarebbero tante, dalle cose più semplici alle cose più complesse, senza dimenticarsi quelle robe lì. Sì, ecco, ma tipo no, solo per... Faccio un esempio concreto. Ecco, grazie, gentilissimo. Nelle mie aziende ci sono un sacco di cose che abbiamo fatto proprio perché fare le cose è una roba concreta. Sì, ci è un modello che funziona, noi a differenza dei politici che dicono tante cose, ma poi quelle cose restano delle cose e basta. Ecco, quindi se lei potesse... Noi italiani le cose che diciamo le facciamo. Ecco, scusi, ma se lei dovesse governare... La interrompo perché, come lei sa, il nostro progetto si compone di due fasi. La fase 1, roba solidale, fase 2, se saremo tantissimi avremo abbastanza cose fatte nella fase 1, la roba solidale può diventare una cosa di opinione. Ma ecco, non si capisce mai. Ma la sua domanda prevede una fase 3 che al momento è una roba che non c'è. Ecco, però, scusi, possiamo per un momento fare finta che lei sia il Presidente del Consiglio, no? Se non volo via, sì. In che cosa vuol dire? Perché io sono un imprenditore ma anche un ultraleggero. No, non credo. No. Il collo della mia camicia spesso prende vento da sotto e mi sollevo. Vabbè, ma non... Pensi che l'ultima volta... Vabbè, ma cosa... Non credo, adesso, parlando seriamente... Ero allo stadio a vedere la Fiorentina e l'ho vista a 1800 metri sopra lo stadio. Vabbè. Se vuole le dico una cosa molto concreta. Grazie. Il 40% del tempo io lo passo a cercare prati su cui atterrare. Va bene, però senta una cosa. Se fosse il Presidente del Consiglio, no? Lei. Sicuramente non avrei bisogno dell'aereo di Stato. Ma lasci stare adesso. Lasci stare. Premesso che le nostre due fasi non prevedono una roba di governo. Ma basta, se fosse al governo immagino... delle cose divise in due fasi, una prima fase in cui si mettono a fuoco le robe da fare e una seconda fase in cui si dà un nome alle singole robe da fare. Sì, ma non ha ancora perché detto fare delle robe senza sapere cosa stai parlando è sempre stato il problema della nostra classe dirigente. Può essere un po' più chiaro. John Elkann è un imbecille. Ma adesso lasci stare John Elkann, scusi. Senta, lei, mi sembra di capire che lei vorrebbe portare il modello della sua azienda anche in politica. È un po' questo. Come ho già detto, siamo tanti imprenditori che fanno delle cose sul territorio. Sì. C'è chi fa più delle cose, chi fa più delle robe. Ho capito. Ma se queste robe le mettiamo al servizio del paese, avremo tanti territori pieni di cose e di robe che funzionano. E la gente ne ha bisogno. Sì, ma scusi, sta parlando di asili, di scuole. Io penso che dare un nome alle cose sia prematuro perché siamo ancora nella fase 1. Noi adesso quando ci vediamo ci limitiamo a dire facciamo una cosa lì oppure spostiamo quella roba là. Ho fondato una roba piena di cose, mi aiuta a finanziarla? Sì. Ecco, le dirò che i nostri commercialisti impazziscono perché spesso si confondono le cose con le robe. Ecco, però scusi un attimo, no, adesso visto che ha detto che forse scenderà in politica, ma lei avrà una visione dello Stato un po' più concreta. Io mi immagino un'Italia divisa in 4 grandi robe. Robe. La roba più grande me la immagino al nord, che siamo lì tantissimi e se saremo bravi sono sicuro che ci viene bene. Va bene. Poi una roba più di cultura al centro, tipo restaurare Colossei o robe così. Vabbè, non è che... Poi la mia cosa nelle Marche, di cui si sa già tutto che funziona, un modello già attivo, produce una serie di robe... E ha tutta una serie di cose che è inutile stare a ripetere. Ma infatti... E poi una quarta roba che io la vedo al sud, ecco. È una cosa loro, che infatti lo chiamo cosa nostra, ma che noi vogliamo far diventare un cosone di tutti, Andrea Gialone. Ah.
Allora, adesso cosa vi devo dire? Dal principe delle suole al re delle sole è un attimo, no? Un secondo. Dunque, in questo periodo Renzi è impegnatissimo all'estero per seguire la crisi internazionale, purtroppo ha dovuto trascurare le questioni interne che gli stanno molto più a cuore, tipo farsi le foto con Cracco. Stamattina Renzi ha visto Joe Biden, il vicepresidente americano, e ieri era a Parigi da Hollande, eccoli qui, Gianni e Pierlotto. Scherzo, ovviamente Hollande non assomiglia a Gianni. Comunque, si sono visti a colazione e Hollande ha ufficialmente chiesto all'Italia un aiuto per la guerra all'ISIS. A questo punto Renzi è entrato in crisi, perché lui col cuore, sai com'è fatto, no? Pur di passare alla storia non vedrebbe l'ora di mettersi nel metto, andare in prima linea a taggare tutti i nemici, ma non può, perché gli italiani tradizionalmente in guerra non ci vanno in questo modo, cioè subito, all'inizio, no. Prima noi aspettiamo, cerchiamo di capire chi vince e poi ci alleiamo con quelli sbagliati. Magari fra un anno, vai a sapere, entriamo in guerra a fianco dell'ISIS. Non si sa mai. Tanto poi a un certo punto arrivano gli americani col chewing gum, anche se mio padre diceva chewing gum, diceva benissimo, sono arrivati gli americani col chewing gum. Col chewing gum e ci liberano. Quindi, alla domanda precisa di Hollande, voi ci aiutate in Siria? Renzi ha risposto così. Vi aiutiamo in Libano. Ha fatto finta di non capire. È come se tua moglie durante il parto ti chiedesse di starle vicino e tu per aiutarla andassi a cambiare l'olio della moto. Però non è vero che Renzi non vuole far niente contro il terrorismo islamico. Il piano di Renzi contro la minaccia terrorismo arriva a un bonus da 500 euro per tutti i diciottenni. Ma capolavoro, dai! Contro il terrorismo un bonus dai diciottenni italiani per andare al cinema e nei musei. Voi non riuscite ad immaginare l'effetto di questa proposta dentro l'ISIS. Panico totale. Hanno buttato via i Kalashnikov, subito hanno ricominciato a costruire Palmira. Cioè, obiettivamente, dai, il bonus ai diciottenni, più che una lotta al terrorismo, sembra una lotta all'astensionismo. Sai, si vota a giugno, i neoelettori, quest'anno sono 550.000, viene da essere maliziosi. Secondo me le prossime proposte di Renzi saranno il bonus matita, il bonus benzina per andare a votare e il bonus non è ancora la macchina, ti regalo una Vespa. Ma non è finita qui, perché dal momento che aveva il portafoglio in mano ha anche promesso un bonus di 80 euro alle forze dell'ordine. Per carità, giustissimo, sacrosanto, se ne meritano anche molti di più. Però io comincio a preoccuparmi perché Renzi con sti 80 euro ha proprio un'ossessione, raga. Ha già dato 80 euro alle forze dell'ordine, 80 euro ai lavoratori dipendenti e 80 euro alle neomamme. In questo paese chi fa veramente i soldi sono le soldatesse dipendenti, diciottenni, che hanno appena partorito. Ora, in politica con Renzi ormai è tutto un mancia mancia, ma perché tutto quello che fa lui, io mi chiedo, si debba sempre trasformare in show? Mentre voi ve lo gustate, io cerco un paio di dentini. Guarda. Essere social non vuol dire diventare tutti dei nerd. Io sono per taggare i potenziali soggetti. Gli integralisti odiano anche un pallone, odiano il calcio, odiano l'allegria. Per ogni investimento in polizia ci deve essere uno sforzo maggiore di pulizia. Palazzo Chigi, Roma, fa ora in onda una nuova, generosa, munifica puntata del Renzi contro l'ISIS Show. Buonasera, Presidente Renzi. Cosa fa? Sto combattendo il terrorismo.
sta buttando banconote. Uno jihadista dietro di lei. Ma non c'è nessuno, stia. Le prenda, vada al cinema. Ma no. E l'ISIS se la prende in quel posto. Ma cosa dice, cosa dice? Scusi il linguaggio crudo. Ma noi combattenti in trincea siamo uomini rudi. Addirittura. Guardi. Cosa c'è? Ho messo la nuova cover all'iPhone. È mimetica. Senta, guardi, non faccia battute, la prego, Si fa per traumatizzare, via. Sì. Perché il terrorismo non deve cambiare il nostro stile di vita. No, giusto. Minchiate sparavo prima, minchiate spara adesso. Vabbè, io mi limiterei. Signori miei, fatemi salutare con affetto il popolo americano. Certo. Sì, vabbè. I love you, Americans. Sì. You are the best people in the world. Come mai tutto questo affetto per gli americani? Ieri sera era la festa del ringraziamento. Una festa nata in America apposta per ringraziare Renzi di essere il premier in Italia. No, no, guardi che la festa del ringraziamento non è per lei, Non è per lei. Vabbè, signor, so tutto io. Sì. Lo sa qual è l'animale simbolo della festa del ringraziamento? Sì, sì. Un tacchino ripieno. Esatto. Quindi... La faccia, la prego. E cosa sono io? Se non un galletto pieno di sé. Sì, ecco. Però possiamo parlare seriamente un attimo della questione terrorismo, perché... Signori miei, mi faccia salutare con affetto il popolo francese. Ah sì, va bene, sì. Je t'aime, j'aime les Français. Vous êtes les plus belles populations de l'humain. Sì, l'ha detto 30 secondi fa degli americani, Nessuno, non faccia il precisino. No, francesi e americani sono la stessa cosa. No. Perché le emozioni non hanno bandiere. Va bene. No, va bene. La prego, non ammicchi. No, no, dai. Il presidente del consiglio, un minimo. Un momento anche. Ieri! Sì. Ho incontrato Hollande. Ah, già è vero. Un incontro, mi lasci dire, fondamentale per le decisioni del presidente francese. Veramente Hollande ha incontrato prima tutti gli altri leader europei. A lei ha dedicato solo una veloce colazione prima di partire per Mosca. Io. I nutrizionisti non hanno forse dimostrato che la colazione è il pasto più importante della giornata? Ma cosa c'entra con... Non sarà un caso! Ma sì, non è quello. Comunque ho scelto di incontrare Hollande alla mattina all'alba come mossa strategica. Ed è tutto perfetto. Sì. Hollande con la palpebra calante. Ah. Già Hollande non è una cima, si figuri all'alba prima del caffè. Sì, vabbè, ma non... Così io gli ho sparato un po' di nomi a cazzo. Ah, Siria, sì? ISIS, iPhone, amore, Iraq, giovanotti, sunniti, sciiti, cilipoti, guerra mondiale. Così. Lui non ci ha capito più un cazzo e così ho fatto un figurone. Senta, no, per favore, però, torniamo al terrorismo, no? È un tema... Io l'ho già detto e lo ripeto. Il terrorismo si ferma con le armi, ma anche con la cultura. Bello, giusto. E noi produziamo alla grande tutte e due. Siamo i numeri uno. Ma cosa sta dicendo? Armi... La barbarie ha dimostrato guerra alla nostra... Ha dichiarato guerra alla nostra civiltà. Sì. E noi risponderemo come meri. Ah, tipo? No, come? Dico. Per ogni euro investito nella sicurezza, noi investiremo un euro nella cultura. Ah, bello. E toglieremo due alla sanità, ma a quel punto daremo la colpa all'ISIS. No, questo però non va bene. Cosa, chi c'è? Lo vede questo? Chi è? Questo è un poliziotto, come ti chiami? Pasquale Gargiulo, sono un uomo delle forze dell'ordine. Ah. È un uomo delle forze dell'ordine, Pasquale Gargiulo, lo vede? Cosa c'è? Un po'... Che quando serve agisce contro il crimine, ma un po' spento. Infatti lo vedo un po'. Ora c'è bisogno di un tutore dell'ordine di nuova generazione, un poliziotto del futuro, il Renzi Cop. Il Renzi Cop. E lo si ottiene con un elemento particolare, un dispositivo avveniristico che il mio governo ha già usato in passato con grande successo. Ah, cosa? Gli 80 euro. E quelli sono 100, Hai detto? Ma che è il resto? Cioè 20. No, ma no, ma cosa fa? Ma la prego. 20, perfetto. Okay. Vabbè, come funzionano questi... Okay. Guardi, Adesso sei Renzi Cop. Sì. Renzi Cop al tuo servizio, presidente. Chiamami pure Matteo, dai. Grazie per gli 80 euro, sono fin troppi. Dovere, fanne buon uso, vai. No, Matteo, penso che non li spenderò per tenerli come ricordo di un grande statista. Ah, vabbè. Forse il migliore che abbia mai servito. Grazie, grazie, vai. L'unico problema è che con le tue riforme economiche rubare non ha più senso. No, vabbè, quindi io, senza ladri, mi troverò senza lavoro, ma sono contento così. E adesso vai, dai, basta, su, non rompere. Matteo, io al posto del come si fa a spegnere? Farlo cambiare, basta togliere gli 80 euro. Ah, ecco, ho capito. Io sono Pasquale Gargiulo, prendo il banchetto e me ne vado via. Cosa vuoi? I 20? No, i 20 euro, il prossimo bonus te le do 100. Vabbè, ma non state adesso, ok? Sì, va bene. Grazie. Scusi, presidente, scusi un attimo, ma
E non era meglio invece che 80 euro un aumento del budget alla sicurezza? La guerra al terrorismo è una cosa seria. Cosa c'è? Mi guardi bene, sì. Secondo lei, io so come contrastare il terrorismo. Io, che nel governo c'ho Alfano. Vabbè. Io che prepararmi il culo stretto alleanza con Verdini. Ma a me, se al-Baghdadi mi vota le riforme, gli pago anche la cena, con lo scontrino. Guardi fin dove arrivo. La verità è che la soluzione non ce l'ha nessuno. È tutto un troiaio. Il terrorismo, sì, certo, è un problema. Ma vuol mettere col terrore di perdere le prossime elezioni. Altro che primavera araba. Io ho il problema della primavera prossima, quando ci saranno le amministrative. E quindi? Cosa fa? Si rende conto che in un colpo solo io rischio di perdere Roma e Milano. E quindi? Arriva la bomba, Mattia, tu è la scanza. C'è neanche per te. Puoi farti stettista oppure l'autista. Poi voti per me. A ogni specie che c'è in natura. Faccio la carità. Non sparire. Stranieri, becchini, dentisti e spazzini. C'è neanche per voi. Se fai il commerciante, c'è qui del contante. La mancia che vuoi. E se sei fare una saldatura, c'è del grano per te. Al ballottaggio poi. C'è un po' con me. Signori miei, sì. C'è sicuramente qualche categoria che non riesco a mettere nella canzone, come le finte bionde, gli imbalsamatori, i pedizzai, i disegnatori di animaletti di peluche, i benzinai nati nel 71, quelli che scrivono i discorsi della Boschi, i venditori di calda arrosta, gli stuntmen, le sigaraie del nightclub. Sì, ma per tutti c'è un regalo, per tutti. Miau, miau. Si fa l'infermiere, il vitello, il pompiere. Oh sì! C'è un bonus per te, se sei zampognaro, sei un dono denaro. Ma che male c'è, darvi diritti mi sa che è dura. Meglio la carità, poi ci guadagno io, se si bottega. Se si bottega. Se si bottega. Il corpo di ballo di Michela Muffato, Andrea Gialone, Silvano Belfiore Ben. Tra poco. Che cosa fai quando trovi un farabutto che fa il parcheggiatore abusivo e ti minaccia? Mi è capitato di trovarne uno vicino al Teatro Verdi, solito farabutto, da anni. Ma io ho quattro figli, come se li avessi fatti io i quattro figli. In questi giorni ci sono state altre trasmissioni televisive che mi hanno onorato della loro attenzione sulla Sette. Chi sono questi qua? C'è anche un giornalista pistolino che mi tiene nelle sue grazie, diciamo, che ha raccontato tutta una serie di stupidaggini. Cioè, si è determinato anche questo paradosso, che più esagerano nelle campagne di aggressione mediatica, più cresce la solidarietà nei miei confronti. E per adesso facciamoli divertire. I cani abbaiano, la carovana passa. Buonasera, Presidente De Luca. Buonasera.
Senta, domenica all'Arena di Giletti Mara Carfagna ha detto che la campagna è paralizzata a causa delle sue vicende giudiziarie. C'è un fondo di verità? All'Arena? Sì, sì. Detta di Giletti. Sì, si chiama l'Arena di Giletti, è un programma... Cimitero mentale. No, ma no, cominciamo su. Dove le idee vanno a morire. Ma non è vero, non... Male. Ma lasciamo stare adesso il suo. Ma non voglio entrare nel merito. Ecco. A casa c'è gente impressionabile. Carfagna. Ecco. Detta Mara. Si chiama Mara Carfagna e ha. Evidente nome di copertura. Ma no. Per rifarsi una vita dopo chissà quali oscuri trascorsi. No, guardi, no. Forse commercia di organi umani. Ma. Vai a sapere. No, quali trascorsi? Allora, è stata ministro delle pari opportunità con il governo Berlusconi. Ministro con sì, Berlusconi. Esattamente. Quindi vale a dire il diserbante nel prato della democrazia. Ma adesso non stia... L'antrace spacciate per zucchero a velo sul ciambellone della buona politica. Vabbè, adesso... L'anduia nel biberon della Costituzione. Vabbè, ma se può non insultare... Questa parcheggiata abusiva nella specie umana, sì. Questo composto allora, di humus e inutili. Se può spostarsi... Se siamo tutti figli del Signore, lei con tutta probabilità è adottiva. Va bene, allora, diciamo, il concetto è chiaro, abbiamo capito, però, stando nel merito, è vero o no che la campagna non va avanti per via dei suoi processi in corso? Processetti. Beh, sì. Dibattimenti. Comunque sono procedimenti... Situazioni che... paragonabili per interesse giuridico, sì, alle questioni nei centri anziani, se sia più vicina al pallino la boccia bianca o la boccia nera. Saranno cose di poco conto, ma... La cosiddetta Mara, sì, palese ma... diminutivo di Amara. Ma lasci stare, che... Non sa che la campagna non solo non è paralizzata, ma sta vivendo un'espansione per cui oggi al mondo... Tre quarti delle terre emerse sono Campania. No, lei rimane... E quelle che non sono emerse perché qualche fetente si è rubato il tappo e le ha fatte affondare. Vabbè, comunque, questo per dire che la Campania non è ferma. Non... Un tempo, forse, la regione era indietro. Quando qui, prima che arrivassi io, era tutto un brulicare di locuste fameliche. Ma no, guardi, adesso di nuovo... Sodoma e Gomorra in confronto qui sembravano Montecatini. Per dire, vabbè. Potrei dirle che sciami di cavallette e pappataci oscuravano il cielo, ma non glielo dico e sa perché. Perché è un po' esagerato. No, non glielo dico perché il cielo non c'era. Cosa non c'era? L'ho portato io. Il cielo? Ma prima di me in campagna era tutto un controsoffitto. No, non ci credo. No, veramente. E anche basso. Ma non può, non... tutte le volte sta cosa... Era un controsoffitto basso, tra l'altro, le cliniche psichiatriche erano invase da orde di DJ di depressi che vedevano mortificato il loro grido sulle mani. Ah, perché era tutto basso. La gente in discoteca ci provava, ma sbatteva le nocche. Vabbè, questo moltitudini di astronomi che non potendo usare in altro modo i loro telescopi li adoperavano per guardare le vicine di casa in déshabillé. Era il festival dell'occhiataccia. Va bene, cambiamo argomento, Presidente Luca. Allora, il caso basso sta scuotendo il PD, no? Basso. Sì. No. Dettolino. No, ma non dica così, non... Bassolino. No, ma non è il caso. Esemplare di sindaco napoletano che pensavamo di aver debellato per sempre con le vaccinazioni. Può non insultare... Senza contare che la febbre in campagna l'ha portata Bassolino. La febbre, Bassolino. Prima di Bassolino i campani non conoscevano la febbre. Addirittura. In pieno inverno si facevano la doccia con l'acqua gelata, poi salivano in Vespa nudi e facevano il giro della città sotto la neve. E stavano da Dio. Senza febbre i bambini a scuola non facevano mai assenze. Erano così istruiti che già all'età di 10 anni si pagavano le figurine compilando le tesi ai dottorandi di Harvard. Come al solito Bassolino ha portato per la prima volta la temperatura corporea dei campani sopra i 37. Senza dimenticare che sotto i Bassolini i termometri erano solo rettali. Vabbè, ma quelli c'erano ovunque. Non è ma in campagna avevano un diametro di 20 centimetri. Ecco, vabbè, senta, parliamo invece di una cosa che le farà sicuramente piacere. Ah, no? Finalmente hanno chiuso il Fatto Quotidiano. No. Travaglio, guardi, no. Marco, detto Pistolino. Ecco, se può anche non insultare lui. Ormai che ha chiuso il suo foglietto, chissà se ce l'ha ancora il sorrisetto.
letto sulla faccia. Ma guardi, povero che... uomo, adesso che dovrà tornare a fare il suo lavoro di cavia per farmaci sperimentali. Non è quello il suo lavoro. Comunque non... l'onore delle armi, senza rancore, gli auguro ogni bene per tutti i giorni che gli rimangono da passare sulla terra. Tutte e due. Allora, senta, per favore, tra l'altro il fatto non ha chiuso. Ha chiuso Report. Ma no, 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 io volevo parlare della metropolitana di Napoli. Hanno chiuso la Bindi dentro la metropolitana di Napoli. No, allora, la fermata Toledo si è aggiudicata l'ITA Tunneling Award 2015, che è un po' considerato un Oscar per il campo delle costruzioni sotterranee. E sarà contento. Contento, altro che contento. Se lei guarda sotto la mia scrivania, troverà una damigiana piena delle mie lacrime di commozione. Vabbè, è contento. Che soddisfazione. Certo. Una fermata, quella di Toledo, che ho visto crescere sotto i miei occhi. Sicuri che i lavori erano iniziati quando la stessa città di Toledo in Spagna non esisteva ancora. Per dire, l'hanno poi chiamata... sono arrivato io. Come per incanto è stata creata la fermata della metropolitana che ha rubato a Notre Dame il primato di monumento più visitato al mondo. Adesso, è bella, ma non perché è... Perché si sappia che a Napoli non solo ho portato la fermata di Toledo, ma ho proprio portato anche il concetto di fermarsi. Di fermarsi? Prima di me la gente non si fermava. No. Le mamme lanciavano al volo i bambini negli scuolabus tentando di centrare il finestrino aperto. Ma cosa dice? No, giocare a 1-2-3 stella era impossibile. Certo, un bambino che andava fino a 3 si voltava e gli altri non si fermavano mai. Continuavano a circumnavigare la terra più e più volte. Ma la catastrofe vera si generava quando il cuoco si apprestava a montare le chiare d'uova a neve. Certo, era il panico. Persone che irrompevano la cucina urlando: fermo, ti prego, non lo fare. Ma era sempre troppo tardi, perché non sapevano il concetto di fermo. Quello partiva a montare, non si fermava più, fino a che con due soli albumi si ricopriva l'intera estensione della regione. Addirittura. Si figuri che una volta c'era un sole più caldo del solito, la campagna era rimasta sepolta sotto un'enorme meringa, visibile dalla luna. Pensi che erano a un tale livello che Enrico Fermi, per i napoletani, era solo Enrico. Andrea Zalone! Silvano Belfiore Band. La Campania è una regione fantastica, meravigliosa, ragazzi. Ma del resto tutto il nostro paese è stupendo, una penisola meravigliosa circondata dal mare. Sperando che rimanga penisola. Perché dico sperando? Perché ho visto una cartina di come potrebbe essere l'Italia nel 2100. Scusate, ve la faccio vedere, me la fate vedere. Ecco, guardate un po' qua, la mappa dell'Italia del 2100. Cioè gli scienziati hanno calcolato che se andiamo avanti, così con il riscaldamento globale, tra 85 anni il livello del mare si alzerà di 100 metri e finalmente potremo dire quest'estate tutti al mare a Brescia. Guarda la Puglia, guardate la Puglia. Dov'è la Puglia? Eccola lì. Non sarà più Sud Italia, ma sarà Sub Italia. Napoli diventa un'isola e si dirà: vedi Napoli e poi nuoti. A Roma si salva solo Bertone, che sta in un attico. Scusa, regia, per curiosità, mi fai uno zoom su casa mia, per favore? No, perché a Genova ho comprato una casa al piano terra. Non vorrei passare il resto dei miei giorni a siliconare. Vabbè, dai, metà di Genova c'è ancora. A Milano, invece, ragazzi, a Milano ci sarà il mare. Ma porco, noi genovesi che vivevamo sul fatto che i milanesi venivano al mare, ora il mare va a Milano, noi che cazzo di cosa viviamo? Ma tutte voi, tra l'altro, voi milanesi che andate a lavorare sulla moto d'acqua, dai, non vi ci vedo. Certo, per venire qui a lavorare da Genova dovrò fare il giro da Vercelli, prima o poi sono sicuro che Renzi farà il ponte, il famoso ponte sullo stretto di Voghera, lo so. Meno male che alcuni dicono che questa cartina sia un'esagerazione, uno scenario un po' estremo, no? In ogni caso, tranquilli, non abbiamo più nulla da temere, per fortuna, ora corriamo ai ripari. Perché? Perché ci sarà la conferenza sul clima, il mondo a Parigi per salvare se stesso. Domenica si apre la 21ª conferenza mondiale sul clima. Per quasi tutti gli studiosi, Parigi è l'ultima spiaggia. Il che è paradossale, perché invece ne nasceranno tantissime. Sai quando si dice abbiamo l'acqua alla gola? Ecco, stavolta non è un modo di dire. Dunque, su una cosa tutta la comunità scientifica concorde, cioè se la temperatura media sulla Terra salirà ancora di 2 gradi centigradi,
gli effetti saranno irreversibili. 2 gradi centigradi. Ora leggete qui. Agli attuali ritmi, entro la fine del secolo, si potrebbe arrivare a 5,4 gradi centigradi in più. Secondo molte proiezioni, il miglior accordo possibile a Parigi porterà al superamento di 2,7 gradi centigradi, quindi comunque ben oltre il limite irreversibile dei principali modelli. Il miglior accordo possibile? E siamo sempre fottutamente fottuti? Che minchia di accordo è? E allora il peggiore quale sarebbe? Farci mangiare subito dagli squali bianchi? Ma porca vacca, se devi fare un accordo, fanne uno che ci salvi la vita, cazzo! Crozza, dai, non fare il catastrofista, su, per un po' di fumo, 2 scappamenti, una fabbrichetta, cosa vuoi che si rovini il pianeta? L'atmosfera poi assorbe tutto, basta un po' di vento, il cielo è grande, sì, sì, il cielo è grande, guardate un po' qui, guardate l'atmosfera, ragazzi, guardatela. Dunque, l'atmosfera è sottilissima, è una sottilissima strisciolina d'aria, Se noi questa strisciolina la avveleniamo, non è che poi c'è un'app sul telefonino che ce ne dà un'altra, perché il cielo, a ben vedere, poi non è così tanto grande, l'atmosfera è divisa in strati, no? Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera, sono 1000 chilometri, più o meno 10 ore di macchina, andando piano, come se tu partissi da Milano, arrivassi a Lecce e poi non c'è più vita. Lascia stare che se ci vai a novembre non è che ci sia tutta sta vita Lecce, però... Ma comunque, 1000 chilometri da qui c'è il vuoto. Tra l'altro non è un vuotino, è cazzo, è il vuoto infinito. E questa manciata d'aria che ci mantiene in vita, noi la stiamo buttando via così per cosa? Per la crescita economica, per avere 3 televisori in casa. Cos'è? Siamo invidiosi della Volkswagen? Vogliamo batterla? Ora vi faccio vedere questo signore qui che sembra un Massimo Boldi a fine carriera. Questo è Hubert Reeves, un canadese, uno dei più famosi astrofisici del mondo. No? Comunque, Reeves ha detto questa cosa qua, me la fate vedere. L'uomo è la specie più folle. Venera un dio invisibile e distrugge una natura visibile, senza rendersi conto che la natura che sta distruggendo è quel dio che sta venerando. Hubert Reeves. È bellissima, questa cosa? No? Ora ditemi voi se questa frase non è il modo più raffinato, alto, elegante, poetico, scientificamente ineccepibile per dire Inkool-8. Buonasera e benvenuti nella più grande multinazionale del pianeta che si occupa di un futuro migliore. Per il pianeta? Secondo lei la Inkool-8 si occupa del futuro migliore per il pianeta? No, dico, lo ha visto il logo? Le ha viste le 2 C concentriche? Sì, certo, è il logo della conferenza sul clima. Sì, e voi siete la C piccola. Mentre noi siamo quella grande, la grande C che vi prende da dietro. Ecco. E la C grande di Cook. Io, Tim Cook, anche sul clima. Beh. Le piace quest'auto elettrica? Beh, certo, è il futuro. È il futuro, non brucia benzina, sì. Non fa fumo, non inquina. Sì. Perché lei pensa che in questo paese forse l'elettricità si produca... Stia buono. Sfregando tra loro dei maglioncini di lana sintetica. No, ma stia, va bene. Lei no. Forse pensa che in Italia facciamo energia accumulando fulmini durante i temporali. Stia buono, no. Oppure pensa che esistano coltivazioni di alberi da pile. Stia buono. Il 72% dell'energia in questo pianeta si ottiene bruciando carbone, gas e petrolio. Ah. La sua bella macchinetta non inquinante va a carbone come la locomotiva dei fratelli Lumière, esattamente come aveva intuito un mio caro vecchio zio fanatico dei prodotti eco. E come si chiamava suo zio? Eco come Tim. Eco come Tim Cook. Bene. Le interessano 3 Inkool-8 ibride al brucio? Ah, sì. Bene, sì. L'Europa, sì. I saldi e gli shampoo anticalvizie.
Cosa c'entrano gli shampoo anticalvizie? No, niente, questo è un fatto personale. Sì. È agghiacciante quello che ti vendono. Va bene, ho capito, una cosa sua. Si è intristito? Ma è un po', sì. Andiamo a fare la spesa? Che bello. Entrare in un bel supermercato, prendere il carrello, riempirlo di confezioni, andare a casa e lì, andare alla cassa, scusi, e lì sentirsi fare la domanda più innocente del mondo. Quale? Le serve il sacchetto? Beh, certo. È certo che le serve il sacchetto, a meno che lei non sia una piovra. Il sacchetto, in quel momento, le è indispensabile come il culo a Jennifer Lopez. Sì, ma infatti io lo prendo. Cosa? Prende il sacchetto Mamba? Eh? Il sacchetto Sette Passi? Cosa, Mamba? Perché essendo passi? Realizzato con bioplastica estratta da residui di mais ecologici di Stoccazzo, sì, basteranno buono. Sette passi fuori dal supermercato che il sacchetto si disintegra, cazzo, come la maglietta di Hulk. È vero. E la sua spesa rotolerà allegramente nel parcheggio, trasformandosi presto in un quadro di Pollock. È verissimo, mamma mia. Non si incupisca su, non ne faccia una malattia. E comunque, che se diventasse una malattia, noi possiamo curarla con l'O... Con l'OM... Con l'OM... Con l'OMEO... Ah, omeopatia? Con l'omeopatia... Per anni abbiamo riempito dei barattolini di polline inutili e li abbiamo venduti al prezzo del tartufo d'alba. Bella donna, arnica montana, calendola, pulsatilla, passiflora, elementi naturali che non hanno la capacità di sconfiggere la bronchite nemmeno nelle fiabe. Questa è l'omeopatia. Tutti i soldi si porta via. Ah. Presto, presto, che il malato venga a me! Cosa fa? Mago Merlino, anche come Mago Merlino io ti incubo. Va bene, va bene. Bisogna curarlo! Prendo gli antibiotici? No, certo. Via, 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 gli antibiotici! No, 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 via! Noi lo curiamo con l'omeopatia. L'acerta agilis prende i tre, in un minuto starai da re, passi flora in quantità, vedrai che ti passerà. Eccoti l'arnica, spalmala qui, vedrai che stai già meglio. L'omeopatia fa bene, si sa, calendula bianca ti guarirà, la pulsatilla funzionerà, se ti fa ancora male qua. Io sono un medico quanto sei tu, ma più inculatorium, se il mal di testa fa male di più, c'è il veratrum album. Hai speso abbastanza, ora curati su, prendi lo psorinum, in questo modo non guarisci più, sei solo fregato. Ora torniamo alla tradizione, ecco l'antibioticum, la supposta. Silvano Belfiore Band, i ballerini Nazareno Patruno, Andrea Zalone. Buonasera. Buonasera senatore Razzi, buonasera. Senta, parliamo dell'evento internazionale che in queste ore è sulla bocca di tutti, no? Una cosa incredibile. Ma io te devo dire, io non ci dormo di notte. Immagino già. Le sei pappine che si è presa la Roma del Barcellona non me l'aspettavo. No. Guarda, io credevo così tanto che era andato perfino sul punto SNAI.
Ho puntato tutto sulla vittoria alla Roma. Va bene, ma per fortuna si è risolto tutto per il meglio, perché non ho giocato i soldi miei. Vabbè, ma non ci interessano cose quelli che erano quelli di mia suocera, che teneva da parte per i medicinali salvavita. Ma poverina, tra l'altro. L'ho dovuto fare perché in Senato le scommesse non ce l'abbiamo come bene. Meno male. Ecco. E lo denuncio pubblicamente. Sì. Questa non è una cosa degna di un paese civile. No, comunque non scherzi, perché guarda, qui tira una brutaria. Ah, mi ha sentito? No, non in queste. No, è gonfiore intestinale. No, ma non ti farà accorgere. Fai finta di niente, fai come tua moglie quando fate l'amore, fingite morta. Ma cosa sta di? Lasci stare. È che mio genero questa sera mi ha fatto gli arrosticini di orso. Bene, massicano. Ma non ci interessa. Senti lo stomaco. Non senti lo stomaco. No, ma no. È gonfio, tocca. Ma anche più sotto. No, non fare il timido, tocca. Allora, per favore, io parlavo dell'argomento che coinvolge un po' tutti, no? La questione del terrorismo che viene dalla Siria. Saprà, no? La prego. Cosa c'è? L'argomento è serio, tra l'altro. Sì, vabbè, ma si fa toccare anche dagli uomini, non ne frega un cazzo, li abbiamo dipinto. Ti è venuto in mente adesso. Comunque, parliamo. Cosa, qual era la cosa? No, cosa? Stiamo parlando di un argomento serio, sì. No? Il terrorismo che viene dalla Siria. Questo lo so. Oh, meno male. L'ho visto da Barbara D'Urso. Vabbè, e ne avrà parlato anche lei, va bene. Che mi sono integnato anche 20 minuti. Addio. Io questa cosa la trovo una cosa brutta, che vengono gli extracomunitari da fuori a rubare gli attentati che facciamo bene noi a casa nostra. No, guardi che non è, non ha capito. Che noi non ci abbiamo bisogno, quando che ci abbiamo la mafia che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Ho capito, però senta, parliamo invece dell'ISIS, no? Che crea tensione. No, questo non credo. Magari a me non mi tocca, perché a me chi mi crea la pensione è l'INPS. Ma non la comunque, pensione. Io da senatore mi sento di dire a tutti i cittadini che proprio alla pensione ci tengo, allora si devono fare per forza leggere pure a loro. Sì, ma non è quello. La pensione è bella, Sì. Anche perché così attiri le badanti moldave giovani che per la vera ti sposano pure. Va bene, sono cose che non ci... Però tu te ne frechi perché sei vecchio, dopo un po' muori, così il matrimonio non è per sempre, solo per poco. Allora, senta, io però sto parlando di un'altra cosa. Avrà sentito, no, che ora c'è un problema con Ankara. Vabbè, adesso addirittura... Questo mi dispiace, Cioè, una cosa brutta. Io mi ricordo che pure mia suocera una volta caduta si è rotta l'ancora. Ma no. E era un problema anche che è un amico veterinario abusivo, esperto di cavalli, ci ha consigliato di abbatterla. Ma sono cose, guardi, veramente che non sorvoliamo sulla sua famiglia, perché è un mondo assurdo. Guarda. Per non farla soffrire. Va bene, ok. Che poi ci veniva fuori anche un quintale, quintale tre di carne buona, questo diceva lui. Sì. Poi invece si è operata, ma al posto delle protesi di titanio al dottore ci abbiamo dato un pezzo di branda vecchia che dovevamo buttare. Ho capito. Così abbiamo anche fatto un favore all'ambiente. Però, senatore, allora la prego, Ankara è in Turchia ed ora è in tensione con la Russia. Ma se la Russia bombarda la Turchia, che cazzo ce ne fregano? Ma come? No, allora si apre, Tanto da lì importiamo solo i bagni, no? Quelli dove ti accovacci, che sono anche scomodi. No, la Turchia no. Brutto se invece bombardiamo l'Inda, che poi se qui piove non abbiamo nessuno che ti vende gli ombrelli. Senta, cerchi di dare una risposta chiara su questa faccenda. Per esempio, che mi dice della NATO? Guarda, meglio di no. Anche perché mi riempio di bolla. Cosa c'è? Di cosa sta parlando? No, la NATO. Eh? Mi vengono le bolle. Ma cosa? Di chi cosa? Il cotone la NATO. Ma non è la NATO, no, ma non... Ma come fai a stare sto mestiere se non sei un cazzo? Ma no, ma guarda, allora, la NATO staccato. Allora, la NATO contro la Russia. Sembra di nuovo un clima da guerra fredda. Questo è un po'... Di questa stagione normale, Figurati. Fra due giorni e dicembre, Allora, la fermo subito. Intendevo dire che Russia e Francia sono alleate. Ma la Francia è alleata anche con l'America e la Turchia. Giusto, sì, vai. Turchia che è contro la Russia e la Siria di Assad. Ha capito, Ecco. Certo che pure sei pappina alla Roma. No, non si distragga, non si distragga. Allora, capisco che la situazione è complessa, quindi forse è anche un po'... Questo non proprio, non credo. No. È tutto di una semplicezza. Se vuoi te la spiego. Davvero? Può farlo? Sì, sì. Vabbè, sì, vabbè, potresti prendere appunti. Avevo arrobato una penna dalla banca, vabbè, non ce l'ho. Non importa. Vabbè, non importa, vai. Ci siamo dimenticati di prendere la penna, era una gag bella perché c'è la penna con la catenella. Vabbè, comunque, dunque. Da una parte... Sì, ora me la porta. Me l'ha portata ora. Mi fa... Da voi una penna dalla banca, che bella ce la puoi. Vabbè.
bene. Dunque, da una parte... Cerchi di spiegare la situazione, no? Perché c'eravamo, era calcola giusto. Calcola che questo me l'ha segnato la Serena Tantini. Ecco, beh, perfetto. Beh, dunque, da una parte ci sono i buoni, la Francia di Hollande, Assad, sì, a Obama e a Putin, dall'altra l'ISIS e mio cognato. Cosa c'entra suo cognato? Che non è terrorista, ma al cenone di Natale scassa la minchia. Vabbè, quindi se lo bombardano prima del 25 non ti cotenò. Io mi sono un po' perso. Allora, senta, provi a spiegarci la situazione in Medio Oriente. Ad esempio, lei lo sa, no? Ci sono sunniti, sciiti. Ah, non li ho visti. Chi? Quelli che sono usciti. No, magari c'era una porta dietro, quelli che se ne sono stati dal dito Medio Oriente. Lasci sta, no, ma è colpa mia. Mentre dentro sono rimasti quegli altri che avevano sonno. Ma chi? Gli assunniti, no? Ma no, anche io mi ricordo che una volta avevo dormito poco ed ero assunnito. Sì, semmai assonnato. Ah, questo non lo so. Chi ha suonato? Ma non ha suonato, l'ha preso. Saranno quelli che prima erano usciti, ma mo' vogliono rientrare e non hanno le chiavi. Non importa. Ma non possiamo svegliare quegli altri gli assunniti che poi diventano là incazzati ed è chiaro che fanno la guerra. Non è per quello, è perché vogliono la Siria. Ecco, vogliono la Siria. Io li capisco perché canta bene. Ma non quella Siria lì. Anche se io preferisco la bionda dei ricchioni e poveri. Che mi dispiace che se n'è andata, che era buona, che ha litigato pure con la Brunetta. Sì, però stiamo parlando di guerra. È quello che dico pure io. Deve essere scoppiata una guerra, amico caro, che probabilmente quello coi paffi e il platinato se la volevano abbombare tutto. Ma non, ma non ci interessano i ricchi. Puoi essere ricco, essere povero, ma quando c'è da bombare siamo tutto qua. Questo vale per lei, va benissimo. Questa... Però... No. E questa è una grande lezione di società, segnatela, la penna me l'ha portata. No, questa l'ho presa alle poste. Ah, ha rubato anche quella. Una pacca dalle poste. Ce n'è tante di penne. C'è la cassa piena. Bene, bene. Penso che mia moglie dorme sul pianerottolo. Senta, tante allora, penne che c'ho. Va bene, capisco che la situazione è complicata, ma lei è un uomo delle istituzioni. Allora, il terrorismo va estirpato. Lei ci potrebbe... Ma hai rotto il cazzo, ma non è riuscito a dire una cosa. Sì. Amico mio. Sì. Te lo dico da talebano. Anzi, te lo dico da tale albano. Che vabbè, ma non... Felicità e non farsi i cazzi di qualcun altro, ma solo la tua. Perfetto, va bene. Amico però... caro, finché c'è da parlare di tangenti ai dittatori, appalti per le armi... Sì. Siamo tutti d'accordo. No, non siamo ma tutti d'accordo. Ma sul terrorismo bisogna essere chiari. Ecco, il terrorismo è una figata. No, non è una figata. Se sei in un autobus e non c'è da sedere, che quei maleducati italiani non ti lasciano il posto, nemmeno se vai come me che mi metto il cuscino sotto la camicia e mi fingo incinta. Ma non si fa, tra l'altro. Allora tu urli, c'è un algebrino che ha dimenticato lo zaino. Entre secondi e tre l'autobus si svuota, il Senato quando c'è la partita, no? Ti puoi sedere, amico caro, ti puoi anche stare sull'autobus. Allora di punta mi faccio il picnic con la famiglia. Però non è bello come... Con il vantaggio che in più ti puoi fregare anche lo zaino. Ma non il terrorismo. Ti scoprono a pescare di frodo con le bombe. È brutto. Dici che stai combattendo la cellula dei pesciai dell'ISIS. Ma i pesciai dell'ISIS. Tua moglie ti scopre in macchina vinghiato una romena. Stai combattendo la cellula spogliarellista dell'ISIS. È pieno di... Dammi retta al terrorismo. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Cosa dice? No. Amico caro, adottati 1000 cinesi. Ma cosa, ma perché? Che tanto quelli sono alti, un cazzo non la metta, pure sono piccoli, sembrano già diciottenni. Sì, vabbè, non è vero. Un luogo i cinesi a 18 anni, a 60 è sempre brutto uguale, fidati di me, amico caro. Cosa c'entra col terrorismo? Renzi ha detto che per combattere il terrorismo da un bonus di 500 euro ogni diciottenne. Moltiplica per 500 tutti i cinesi che hai adottato e ti fai una muraglia di grana cinese. Adesso levati dal cazzo che devo cantare, vai. E ride, 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 ride. Andrea Zalone. Popolo delle meraviglie. È venuto il momento di salutarci, prima di lasciarvi all'approfondimento e di Enrico Mentana, non perdetevi come l'ho fatto, vi voglio bene, a venerdì prossimo. Para mia, adaka, ciao!
faccio male? No. Non sarebbe bello che loro facessero così questa cosa qui? La pulsatilla funzionerà se ti fa ancora male qua. Te lo ricordi questo pezzo? Erano le tazzine che andavano a posto col mago Merlino. Ora torniamo alla tradizione. Ecco l'antibiotico. E abbiamo fatto anche mago Merlino. Poi non ci rimarrà più niente. Perché sono così stanco? Perché sono stanco? E allora io vorrei fare Skin, Elio e Mika. Bisognerebbe prendere una bocca. Dovrei mettermi una bocca assurda qua. 4, 3, 2. Poi tu mi stringi gli assi e io faccio tutte le robe. Non posso dire. Attacca! Elio è facile perché posso farti anche due baffetti. Prendenza. I baffetti. Mica devi trovare una parrucca che mi alzi un po' la testa. Fedez non c'è perché Maurizio non lo sa fare. Ci sono sempre i giudici che commentano. Marchini. Dopo 12 ore di lavoro non si può fare Marchini. Sei d'accordo tu? Panzerotto? E alla fine c'è il Renzi Show. Ragazzi, questo è il momento. Bella, questa mi sembra una bella cagata. Faranzani, Finichiani, Cosmici. Arriva la mancia, Matteo della Sganza. Non sono capace a dire da Palazzo Chigi in Roma. Non trovo la Stanislascatura. Ma c'è per tutti un regalo, per un legutto poti, lo guardiamo a tutti. Cosa?